All Zoom to access your camera from Davis menu setting privacy. Your camera, quello, sì. L'ho usata, ma, no, ma non, me, no, non me lo dà. Non importa, vi ascolto. Va bene, grazie di essere qui comunque. Grazie. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Qualcuno sa dirmi a che ore, quanto è la durata della videoconferenza? Mario, hai il microfono staccato. Comunque una mezz'ora all'incirca. Bene, grazie. Mario, hai il microfono staccato. Ecco. Allora, io direi di partire, anzi partiamo senza di lei. La diretta Facebook è partita, quindi ci seguono anche da quel social. Spiego il senso di questa iniziativa, poi passo la parola a Mario Landini, che naturalmente racconta quello che è necessario raccontare rispetto alle nostre posizioni. Vi proporremo anche di leggere una lettera assieme, condividerla e spedirla al Presidente del Consiglio Conte da parte dei commercianti aretini che fanno questa iniziativa per sollecitare naturalmente la correzione del provvedimento. Mario, non si sente? Non si sente? Metti su Facebook compri esercenti, la dà su Facebook. Non si sente? Sentite? Così tu la puoi seguire. Aspettate, scusate. No. No. In questo momento sì, Mario, ma prima non si è sentito niente. Mi sentite? Pronto? Sì. Sì. Sì, sì. Perfetto. No, allora, dicevo prima che ci proponiamo di stare nella mezz'ora, c'è una diretta Facebook. Io spiego due regole come intendiamo svolgerla. Passo la parola poi a Landini, al presidente, il quale racconta le motivazioni che ci inducono a protestare contro il provvedimento del 26 di aprile. E poi vorremmo condividere con voi una lettera che abbiamo preparato da spedire al presidente del Consiglio Conte e ai parlamentari naturalmente del territorio, affinché naturalmente si intervenga su quel provvedimento e si attui quello che noi chiediamo, in partenza dal 4 di maggio o comunque quanto prima, naturalmente anche provvedimenti di sostegno alle imprese. Dopo l'intervento di Landini daremo la parola, però bisognerebbe contenersi in un minuto. Io sono convinto che tutti noi condividiamo le posizioni che in questi giorni a più riprese sono state assunte, quindi ecco alcune considerazioni per riempire di contenuti quello che è il nostro ragionamento. In questo giorno, peraltro, in altre realtà della Toscana, da parte di Confesercenti, e nei prossimi giorni stanno avvenendo, questa coralità di iniziative credo sia finalizzata a segnalare un malessere diffuso di cui non si è tenuto conto, e quindi l'attività dell'associazione in tal senso che io credo sia importante attuare. Perciò io passo la parola subito a Landini e per diciamo così esporre le ragioni di questa nostra protesta. Allora, mi sentite? Sì. Sì, grazie. Attiva il microfono, Mario. Bravo. Eccolo, scusate. Quindi dicevo buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi a condividere le ragioni di una protesta che è ormai non si può più posticipare, non si può continuare a essere conniventi con qualcuno che non ci prende neanche in considerazione. I motivi per cui siamo qui essenzialmente sono due. Intanto perché non possiamo scendere in piazza perché ci hanno chiusi tutti in casa gli arresti domiciliari, per evitare che si avvengano scontri, discussioni, contestazioni, conseguenze anche penali per qualcuno, e quindi usiamo i mezzi e la tecnologia che ci viene messa a disposizione cercando in questo modo di farci sentire da qualcuno da più possibile. L'altro motivo per cui siamo qui è che siamo
stati ingannati con promesse non mantenute di gente che andava blaterando di potenza di fuoco e robe simili. E vogliamo dire la nostra su come siamo stati trattati e sulle conseguenze di questo atteggiamento, visto che di fatto alle imprese a oggi non è arrivato nulla o quasi. I 600 euro, seppure sono arrivati a qualcuno con le difficoltà che sappiamo, sono un piccolo aiuto alle famiglie, non certo per le imprese. Quale impresa può vivere con 600 euro per due mesi addirittura? Per aiutare le imprese, lo Stato, che non ha tolto una tassa che una, si è fatto garante con le banche, senza però imporre nessuna procedura straordinaria. E visto che le banche sono esse stesse imprese, con obblighi di bilancio e procedure da rispettare, oltre che evidentemente poca fiducia nello Stato, i soldi non sono arrivati. E per la grande maggioranza delle imprese non arriveranno mai. Senza contare che anche qualora arrivassero, non saranno altro che ulteriori debiti da pagare. Attualmente risultano accettate circa 30.000 domande a fronte di 1,5 milioni di richieste. Il premier l'altra sera lo sbandierava con un gran successo. 30.000 domande. Le domande sono 1,5 milioni, ne sono state accettate 30.000. Siamo arrivati all'assurdità di dover sentire il premier chiedere alle banche un atto d'amore verso le imprese, un atto d'amore alle banche. Caro Presidente, l'atto d'amore è lei che lo deve fare verso il popolo che lei e le soldi di cui lei amministra. Come ci possiamo fidare di un governo che vuole trasferire le proprie responsabilità una volta sulle banche, un'altra volta su un esercito di esperti che tra l'altro ci dobbiamo anche pagare, per dirci che possiamo andare a trovare dei congiunti che non sanno manco loro chi sono, e domani su chissà chi altro se la prenderà, perché alla fine è un governo che non ha il coraggio di metterci la faccia. Dovete trovare soldi veri da far arrivare sui conti delle imprese, che stanno altrimenti per chiudere. D'altra parte, quando volete potete accedere ai nostri conti correnti per prelevare, quindi non più grandi risultati. E allora, visto che gli aiuti non arrivano, e che se aspettiamo un atto d'amore dalle banche non arriveranno mai, l'unico modo per sopravvivere è quello di poter riaprire le nostre attività, certamente in sicurezza, certamente rispettando dei protocolli. E d'altra parte le imprese che hanno potuto lavorare fino ad ora hanno dimostrato di saper rispettare, in modo da tutelare la salute dei propri clienti come quella dei loro dipendenti e di loro stessi. Dalle statistiche che circolano non si evidenziano focolai infettivi dovuti al fatto di andare a fare la spesa o dal giornalaio o dal tabaccaio o in libreria, eccetera. La maggior parte dei contagi risultano in strutture ospedaliere lasciate senza adeguati presidi all'interno delle RSA, dove gli anni, fatemelo dire, sono stati abbandonati a se stessi come se fossero solo una zavorra di cui liberarsi. Una cosa vergognosa. I nostri anziani hanno fatto questa nazione. Sono la memoria storica di tutta la nostra società. Oppure sono successi all'interno di famiglie dove è difficile rispettare quei distanziamenti sociali che saranno la regola nei mesi a venire, in questa fase 2 e anche nella fase 3, se non si trova un vaccino. La gente sarà responsabile dei propri atti. Saprà quello che fa, è stata informata, bisogna tenere le maschere, bisogna tenere i guanti, bisogna stare distanziati, bisogna accedere in modo ordinato, ma questo la gente lo fa, lo farà, lo sta facendo, è il governo che non ha fiducia che si faccia. Le imprese sono chiuse in alcuni casi già da 3 mesi, perché questa storia è già cominciata da febbraio. Certamente sentirsi dire di tenere le serrande abbassate, con tutti i costi che si accumulano, sta portando tanto alla disperazione. Nandini, sei sparito, la voce è sparita. Sì. In queste realtà non ci sono ammortizzatori sociali,
Non c'è cassa integrazione. Le ferie ci si devono pagare da soli. Non ci si può nemmeno permettere di ammalarsi, perché l'unica cosa certa... Ora la sente. Okay. Mario, mi vedi a me? Sono Piero. Sì, sì, Piero, spegni il microfono, siamo in diretta, stiamo parlando. Ok. E Landini, il problema di Landini, voglio dire. Sì, scusate, mi sentite? Mi si sente per cortesia qualcuno? Ora ti sentiamo, prima ti si sentiva più. Grazie. Fino al microfono. Quindi stavo dicendo che non ci si può permettere neanche di ammalarsi, poiché l'unica cosa certa in un'impresa sono i costi. Pensiamo a un ambulante che se piove non potrà fare il mercato. E ora sono quasi 3 mesi che sono chiusi i mercati e fiere. Pensiamo che un negozio, un bar o un ristorante che deve pagare l'affitto, le bollette e le tasse che sono state solo posticipate. La posizione del governo appare insostenibile anche perché non tiene conto delle varie realtà territoriali. Non tutte le regioni, in tutte le regioni l'epidemia ha colpito nello stesso modo. In Toscana in generale, ad Arezzo in particolare, come in tutta la sua provincia, i casi sono pochi. Pensate che in 100.000 persone ci sono un caso, 2 casi. In una settimana ci possono essere stati 5-6 casi su 100.000. Quindi, per cui prevedere una gradualità delle aperture ci sembra un atteggiamento semplicemente logico. A nostro parere ci sono le condizioni per chiedere le dovute misure, con le dovute misure la riapertura graduale delle attività, a cominciare dal 4 maggio, poi dall'11 e infine dal 18 se si vuole andare gradualmente. Per noi giugno è improponibile, a rischio di una rivolta sociale, e se non si prendono provvedimenti urgenti non tarderà ad arrivare. Il tempo delle parole è finito. Vogliamo riaprire. Ecco quello che io avevo da dire in sintesi alle nostre autorità e a voi, perché voi dovete sapere che noi siamo al vostro fianco sempre. Facciamo quello che possiamo. Purtroppo questo governo ha preso un andazzo per cui non ascolta nessuno. Ha fatto un suo comitato, ascolta quello e poi ci comunica quello che fa. Siamo nell'impossibilità di agire. Quindi dobbiamo protestare con tutte le forze che abbiamo, con tutti i canali che abbiamo, con tutte le persone che ci potranno aiutare. Questa diretta io spero che arrivi a tanta gente, che sia rimandata, voi stessi la possiate rigirare ai vostri amici, ne potreste fare una diffusione maggiore di quella che possiamo fare noi in questo momento, che siamo relativamente pochi, ma se ci uniamo tutti, se siamo compatti nel reclamare, se facciamo quello che la ragione, la logica ci impone, qualcosa io penso che potremo risolvere. Quindi adesso non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. Mario. Diamo lettura della lettera e poi si interviene anche su quella. Che dite? Sì, ora. Sì, penso che sia il caso. Non so, credo. Se qualcuno vuole dare un'opinione, grazie. Va bene, Mario, lei. Mario, non ti si sente. Hai il microfono disattivato, Mario. Mario, il microfono. Microfono, Mario. Ecco, non siamo abituati a queste. Vabbè, impareremo. Allora, Presidente del Consiglio Conte, a lei piace definirsi nel ruolo di capo del governo rappresentante del popolo. Questa definizione ispiratrice è importante, ma obbliga a precise conseguenze di comportamenti e responsabilità, altrimenti è una vuota declamazione ad uso della propaganda.
ha un significato preciso nei comportamenti di un capo di governo e tanto più oggi che si legifera prevalentemente con DPCM, ovvero attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti sono perciò suoi e ne porta per intero la responsabilità. La premessa per richiamarla alla responsabilità etica a cui si sarebbe dovuta attenere nelle decisioni assunte il giorno 26 di aprile, con cui dispone che le attività del commercio non riapriranno il 4 di maggio e altrettanto per i pubblici esercizi per i quali la riapertura si rinvia addirittura ai primi di giugno, mentre dispone la riapertura delle attività di produzione di tutta la filiera, ma non dell'anello finale, il commercio. Quella responsabilità etica avrebbe dovuto considerare nell'assumere il provvedimento del giorno 26 aprile, avrebbe dovuto considerare infatti le ragioni del popolo formato da 12-13 milioni di persone il cui sostentamento e benessere dipende dalla prospettiva di riapertura delle 5 milioni di piccole e piccolissime imprese da cui dipendono e in cui operano. Queste imprese si attendevano molto da quel provvedimento. Oggi si sentono tradite, sono arrabbiate. Consideri che il popolo delle piccole imprese è un popolo operoso, non assistito, che fa del sacrificio un valore di vita, che non si abbatte ed è pronto a ripartire dopo ogni avversità, purché gli sia consentito. Lei in questo momento non glielo consente. Quel popolo lo ascolti. Un suo ministro ha affermato in una pubblica dichiarazione affidata ad uno dei più importanti quotidiani del paese che non si comprende il senso della riapertura della produzione senza la riapertura del commercio, terminale di sfogo delle merci prodotte. Il ministro ha poi concluso con un'affermazione che è anche la nostra. Che senso ha produrre per riempire i magazzini? Che senso ha? Nessuno, evidente. Noi abbiamo la consapevolezza che si dovrà purtroppo convivere a lungo con la possibilità di contrarre il coronavirus. Perciò non possiamo considerare come elemento necessario alla ripartenza la sicurezza che il virus non circoli più in assoluto e non ci sia alcun pericolo. Non sarà così, purtroppo, bene che vada, ancora per un tempo lungo. Emanare un provvedimento di riapertura di tutte le attività che contenesse precisi protocolli di sicurezza e che indicasse sanzioni dure per chi non le rispetta sarebbe stato legiferare con responsabilità e considerazione delle difficoltà delle persone che vivono nel mondo delle imprese. Un provvedimento che assumesse come valore di riferimento il principio di responsabilità delle persone, di quelle persone, di quel popolo che dopo 60 giorni di duri sacrifici ha compreso fino in fondo cosa vuol dire convivere con il virus e che perciò rispetta le regole non perché soggetto a sanzione, ma per il senso di rispetto della sua salute e quella di tutti. Quel popolo stesso che da tempo isola i comportamenti di coloro che non si adeguano alle regole e non rispettano i principi di sicurezza. Presidente Conte, lei come tanti amministratori sfugga il desiderio di accarezzare per interesse elettorale più che per ragioni stringenti di sicurezza le persone che non intendono correre il minimo rischio per paura vera o perché il loro benessere non dipende dalla sopravvivenza delle imprese e non vivono nell'inquietudine del domani. Noi abbiamo rispetto di queste persone e delle loro difficoltà, ma loro non devono condizionare le vostre decisioni che riguardano tutti. Signor Presidente, siamo nelle sue mani, salvi le nostre famiglie, non faccia morire le nostre imprese. Firmano la lettera i commercianti di Arezzo riuniti in videoconferenza. Questa è la lettera e naturalmente intendiamo inviarla a Conte, e ai parlamentari, alle autorità per chiedere una svolta. Ecco, questo è il senso. Io a questo punto darei la parola a chi me la chiede, o per chat o perché alza una mano, lo vedo. Piero non ti si sente. Mario. Chi è? La Elida. Ciao, buongiorno Elida. Buongiorno. Ascoltami, scusami, la lettera va molto bene, soltanto
non ci mettere soltanto commercianti di Arezzo e provincia. Sì, la provincia di Arezzo, sì, giusta osservazione, si corregge. Tesoro, amore, perché siamo in tanti. Certo, certo, certo. Certo. Si intendeva provincia, ma evidentemente... Può capitare. Va bene. Ah, poi, a parte questo, non pensate che un accenno al fatto che in questi giorni l'e-commerce è schizzato al 30% in più e quindi ulteriore danno ci ha fatto? Certo, certo. Questa mattina venendo qui in sede ascoltavo appunto una conferenza su Radio Capita e diceva proprio questo, diceva che l'e-commerce c'è un vantaggio competitivo che si traduce in questa fase anche nell'unica possibilità che hanno di acquisto e quindi questo poi avrà una conseguenza in futuro quando le persone si potranno rivolgere perché hanno aperto account e via discorrendo. Quindi il fatto che il commercio tradizionale è fermo, il commercio online è attivo e quindi è un ulteriore elemento che avvalora il fatto che si deve riaprire al più presto per mantenere almeno... Sì. E altra osservazione, non mi sembra giusto che se loro hanno dato la possibilità di posticipare le tasse, spero che ai grossi e-commerce le tasse gliele facciano pagare regolarmente e che non abbiano avuto anche loro la deroga. Le pagano nei paradisi. No, è certo, appunto, te volevo dire. Mario, mi senti ora? Piero, ha chiesto la parola. Sì. Piero Franchini. Sì, dunque io sono dei servizi essenziali e quindi sono stato sempre aperto, no? Quindi ho aperto, diciamo, in un negozio solo, quindi ecco, però se non continuano a dire chiaramente, come dicono, state a casa, la gente non gira, quindi non viene a comprare. E quindi noi stiamo qui, diciamo, forse per quanto mi riguarda, per aumentare ancora le spese, perché qui praticamente si vede pochissima gente, perché cioè, non c'è nessuno in giro, ce n'è poca. Ora, ultimamente, in questi 2 o 3 giorni, un pochino più. Quindi, ecco, io secondo il mio punto di vista è, oltre che a cercare di tenere aperto, noi bisogna puntare anche a quei piccoli o grossi sostentamenti che il governo aveva promesso, a questo fuoco che aveva detto Conte, no? Questi aiuti di fuoco. E quindi ecco, probabilmente diciamo che quello dovrebbe essere, io lo so che i soldi probabilmente poi dopo non ci saranno per tutti, però quelli che ci sono bisognerebbe che cominciassero a vedere di darli, perché stando così non danno niente a nessuno, non pagano le 600 euro, non pagano le casse integrazioni, non pagano, e quindi ecco, e probabilmente diciamo che bisogna puntare anche su queste cose qua, oltre che alla riapertura, perché se la gente non gira e non ha i soldi, chiaramente non, diciamo che stiamo qui per aumentare le spese della luce, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcun altro? Che io vedo. Franco Mazzi e poi Massimo Boncompagni. Vado. Secondo me la lettera va bene, va molto bene, va. È centrata anche, soprattutto. Però io aggiungerei anche... Mi senti, sì? Mi senti? Ti sentiamo. Okay. Dicevo che bisogna ricordarmi al nostro Presidente del Consiglio che, oltre che non dare i soldi, che non mette a disposizione i soldi come lui aveva promesso, ma non ci dà neanche un minimo di linea guida di quello che dovrà essere per chiedere dei finanziamenti, in modo che nessuna ditta non sa più dove andare a battere il capo. Sto in piedi, riapro, non riapro. Se ci dà le promesse a me di dire per avere i finanziamenti voglio questo, questo, quest'altro, visto che le banche fanno quello che cavolo gli pare, e quindi altrimenti non lo so che cosa si va a riaprire, che cosa si riapre. Un paiolo vuoto si apre, perché altrimenti se non si riempie con delle
linee guida ben precise, non vedo che cosa se possa andare a riaprire. Grazie. Massimo Boncompagni. Sì, io devo fare anzitutto i complimenti a Confesercenti, ottima iniziativa, sono anche online all'interno di Facebook, vedo che è molto seguita questa nostra iniziativa. Bisogna far chiaro al Presidente Conte che il nostro stipendio non c'è, perché sono 3 mesi che non lavoriamo più, non abbiamo una busta paga come a lui e quindi noi siamo pronti per riaprire con tutte le attenzioni del caso. Nel mio negozio ho già acquistato le barriere, ho le mascherine, ho tutti i disinfettanti, ho i disinfettanti per i pavimenti. Quindi adesso io romperei l'indugio e darei il via alla riapertura, anche in modo lenta, graduale, ma comunque sia non si può più aspettare, non si può andare oltre. Confesercenti è un'ottima lettera da inviare subito, non per raccomandata perché sennò arriva tardi, ma la manderei subito via mail perché sennò la riceve il prossimo mese. Quindi ottima iniziativa, molto bravi, grazie. Naturalmente la mandiamo anche alla nostra organizzazione, la mandiamo all'organizzazione nostra regionale, al presidente della regione, nel senso che devono capire qual è l'inquietudine delle imprese. Chi altro vuole dire qualche cosa? Angela Rossi. Allora. Bravo. Sentite? Sì, ti sentiamo. Il problema che c'è oggi, come oggi, è la disparità che c'è in questa nazione tra chi è garantito e chi non lo è. Perché questa è la verità, siamo tutti cittadini ma non siamo tutti uguali di fronte allo Stato, perché esiste tutta una categoria di imprenditori, partite IVA, commercianti e quant'altro, baristi, ristoratori, tutti quelli che fanno del proprio lavoro, del lavoro improprio, la propria fonte di reddito, a cui è impedito di poter avere fonti di sostentamento. E questo è per colpa dello Stato. Cioè noi non abbiamo nessuna colpa propria. È lo Stato che impone la chiusura e quindi è lo Stato che dovrebbe provvedere assolutamente a rimediare al danno che sta generando a un'intera categoria di persone, a milioni di persone, a 5 milioni di attività. Quindi il punto qual è? Che finché diciamo così, questo governo ha una visione centralizzata nella quale il fulcro di tutta la faccenda è comunque chi è garantito, perché la categoria dei garantiti è quella che ci dice state a casa, voi fate quando qualcuno vi dice state a casa, la prima cosa che gli dovete chiedere è che lavoro fai? Vedrete dalla risposta quello che sto dicendo. Cioè il punto è proprio quello, che noi apparteniamo a una categoria che è stata non solo bistrattata e non garantita, ma è un danno che è stato generato dallo Stato stesso, quindi è lo Stato che deve provvedere in qualche modo a rimediare, non solo con le riaperture, quindi non solo con le riaperture, ma con degli strumenti che sono provvisti di ammortizzatori sociali per tutte le altre categorie, che vengano previsti anche per quelle del commercio. Scusate. Grazie Angelo. Mi senti? Sì, ti senti, si sente. Allora, scusa. Dice la Chiedelli che volevo dire. Presentati, che non ti vediamo. Non sappiamo chi sei. Sei Huawei? Massimo Botti. Vai. Bar di Faella. Bravo, vai. Buongiorno. Però ci se ne rende conto, va bene riaprire, giusto riaprire subito, alle leggi ci dicono loro, il governo se ne rende conto che non potremo fare i numeri che facevamo prima, certo. Non puoi fare una pericena, non puoi prendere dei gruppi, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. Ci se ne rende conto noi, ma se ne rende conto il governo che non potremo fare i numeri che facevamo l'anno scorso? E anche se ne rendiamo conto reagiamo in modo diverso, sa che non se ne rende proprio conto. No, ho detto ora che siamo chiusi, ma anche dopo, se si incassava 10 l'anno scorso, ora se ne incasserà 1. Certo. Perché gli apericena sono andati a morire, perché non puoi prendere 50 persone dentro il locale, dove gli fai entrare?
Onori, il fatturato potrà calare in maniera drastica. Questo purtroppo è un fatto, questo è certo. Io voglio solo risponderti questo. Noi abbiamo criticato naturalmente questo provvedimento anche per un'altra ragione che veniva detta e che qualcuno ha proposto sia inserita nella lettera e noi inseriremo, cioè il fatto che mentre si chiede di chiudere non è stato fatto cenno di nulla rispetto ai provvedimenti di sostegno. Magari se avesse detto quella sera, signori, vi chiedo di chiudere altri 18 giorni, ma ci sono questi provvedimenti di aiuto, di sostegno, l'avremmo letta in maniera differente che quella di ignorare completamente una categoria della piccola impresa. Se avesse detto, vi garantiamo la differenza di incassi che voi avete avuto in questo periodo, era una questione diversa. Avremmo ragionato tenendo conto di questa opportunità che si presentava. Nulla di tutto questo, si propone, si chiede di chiudere per altri 18 giorni, per un altro mese, senza enumerare, senza indicare niente di provvedimenti. È evidente che c'è una logica dietro, quella che non è un problema questo. E non, se non è un problema per queste chiusure, probabilmente non lo sarebbe nemmeno nel futuro, quando gli incassi si dimezzeranno, se va bene. Quindi è una questione che va di pari passo alla questione. Noi si chiede la riapertura per dire le imprese sono aperte, bisogna riniziare una vita, e naturalmente insieme a questo chiediamo, la nostra organizzazione lo chiede, le misure di sostegno adeguate, ne siamo consapevoli, quindi non lo trascuriamo questo fatto, non è un elemento, ma la ripartenza è simbolica, si cambia regime, bisogna convivere col coronavirus, bisogna ridare fiato all'economia, altrimenti lo Stato non potrà garantire per sempre un reddito a tutti, non è possibile, non è immaginabile. Se non si riparte, probabilmente i danni saranno enormi, è questo che noi intendiamo fargli osservare. E poi sull'altro piano c'è le questioni che abbiamo detto di sostegno, di tutto quello che naturalmente è normale e si chiede da tempo. Vai. Ok, grazie. C'era Ghelli che voleva parlare. C'era, mi pare. Prego, prego. Ecco. Buongiorno, sono Ghelli Cesare, ristorante La Vita. Ciao, sai. Allora, in vista di una riapertura prossima, più prossima possibile, penso che sia importante specificare che i primi che mettono a rischio la propria salute sono proprio gli operatori. Ci sono un diretto contatto con i clienti, per cui è anche nel nostro interesse, il primo interesse nostro è quello di avere dei protocolli sicuri e certi per poter lavorare. Per cui penso che rispetteremo questi protocolli apposta perché ne va della nostra salute. Detto questo, poi sono anche appartengo anche a quel filone che dice riaprire anche con 4 persone dentro il ristorante. Si va in perdita? Sì, si va in perdita. Non ha importanza, ma dobbiamo riconquistare la fiducia dei clienti. Dobbiamo far capire che siamo in grado di attuare azioni responsabili che ci servono poi per ricostruire quello che è stato, quello che era il nostro lavoro e anche in seguito nella quantità. Per cui più rimandiamo l'apertura e più si allunga il tempo in cui riusciremo nuovamente ad avere quello che era il nostro, insomma, il nostro utile, il nostro guadagno mensile. Ecco, io ho concluso. Grazie. 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 Grazie Cesare. Posso dire qualcosa? Sì. Luciano Perucci. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Luciano. Sì, ottima idea, soprattutto questa di aprire come ripartire, come idea di cambiare pagina con tutte le difficoltà, ma di cominciare a vedere la luce. Va sottolineato fortemente gli aiuti economici, perché le categorie altre li hanno avuti e noi ne abbiamo bisogno per ripartire. Quindi nella lettera questo va scritto proprio in rosso. E un'altra cosa che mi sento di dire, che
che questo governo deve fare anche qualcosa sulle banche perché siano più elastiche, perché lo facciano veramente quello che dice il governo di fare, perché se si va a chiedere il prestito o l'aiuto e loro sono sempre restie, 100 fogli, la burocrazia. Invece le banche, che hanno sempre guadagnato e che probabilmente continueranno a guadagnare anche sulle nostre spalle, bisogna che anche loro diano, partecipino. Non è possibile. Tante cose, bisognerebbe che siano tanti servizi che di cui abbiamo bisogno, bisognerebbe cominciare a pagarli poco e niente. E su questo deve intervenire pesantemente il governo, secondo me. Proprio è una cosa importantissima. Grazie e in bocca al lupo a tutti. Grazie Luciano. Grazie Luciano, ma hai visto, questo gli ha chiesto un atto d'amore, quindi pensa a te. Un atto d'amore, un tubo, ora mi fa dire brutte parole. Alle banche, un atto d'amore. Un obbligo, bisogna chiedergli un obbligo. Fabrizio, questo un attimo, dimmi. Sì, volevo buongiorno a tutti, anch'io mi associo, condivisibile la lettera, l'azione di denuncia di questa situazione, però vorrei sottolineare due cose, delle priorità. La crisi, io lo dico, lo urlo sempre per chi ci segue anche su Arezzo TV, per cui è giusto che prendano spazio altri. Io dico sempre che questa crisi, come diceva Rossi, ha messo a nudo le vere disuguaglianze sociali di questo paese, che si è sempre vantato di un certo umanesimo di cui vado fiero, e soprattutto ha messo a nudo una realtà che nessuno nell'opinione pubblica pensava e che magari noi l'abbiamo urlata anche in altre circostanze, dove le fragilità a cui andavamo incontro in un'ipotetica crisi, ricordiamoci che veniamo da una delle peggiori crisi degli ultimi, del dopoguerra, perché anche quella Lehman che viviamo dal 2008 ha fatto vittime, ha reso la vita difficile a tutti, rendendo il mondo più fragile. Però vorrei evitare ora, se no rischiamo di fare demagogia. Oggi bisogna uscire dalla crisi, dopo dovremo ripensare a burocrazia, a ripensare il sistema paese, il sistema produttivo, dove anche la difesa, i sistemi, gli ammortizzatori per queste categorie devono essere definitivamente considerati. Però anche attenzione in questa fase a non creare troppi conflitti tra le parti sociali. Le banche, che io sempre condanno e chi mi segue lo sa, però non cerchiamo di cadere nella trappola del governo che danno responsabilità a destra manca. Le banche stanno agendo sulla base, prima di tutti, di convenzioni, non sono ordini tassativi dovete, e su un burocratese che rende difficile l'interpretazione, e che ci piacciono o no, anche le banche sono impresa come noi, non sono il governo. Allora inizi il governo a scrivere chiaro, meno pagine, leggi certe e chiare che non devono essere interpretate, perché ci sono banche che poi, tra virgolette, riceveranno anche di traverso aiuti, ma lasciamole stare, che hanno accettato sulla base della forza. Ma il problema non sta nelle banche, sta che è difficile interpretare queste leggi. Quindi non sono le banche. Conte ha il potere di scrivere leggi e imporre leggi. Lo faccia. Non continuiamo a dare la colpa a quello e quell'altro. E poi giustamente bisogna ripartire gradualmente e con prudenza, con la responsabilità di ognuno di noi. Ma come io degli italiani mi fido, perché l'hanno dimostrato in questi giorni, con rigorosità hanno rispettato le regole, mi fido meno del governo Conte se non cambia passo. Ho detto e grazie di avermi dato la parola. Grazie a te Fabrizio. Ci sono altri che vogliono intervenire? Se non c'è nessuno si conclude. Se posso dire una cosa su Mauro Nannicini? Certo. Dunque, è vero tutto quello che ho sentito, è giustissimo. Però io farei un altro pensiero. Chiederei che per 5 anni
la tassazione fosse portata a un 15%, perché tutto ciò che ci sarà poi da pagare, io dico, ci ammazzano ancora di più. Quindi che ci sia una tassazione massimo il 15-20%. E allora forse anche senza l'aiuto delle banche ci si può rifare. Grazie. Grazie Mauro. Scusa Mario. Chi è? Sono d'accordo e vorrei anche aggiungere che comunque la stessa Costituzione, dice Mauro, cosa? Certo, è la stessa, nonostante, perché anche sul debito pubblico c'è da fare tanti discorsi, è meglio che qui non ci addentriamo, ma la stessa Costituzione prevede che certa rigorosità vada ammorbidita in particolari momenti di crisi. Perché non è un problema solo ora, sostenere la domanda e sostenere quindi anche il tessuto produttivo e commerciale sarà un problema soprattutto del prossimo futuro, e ci vorranno interventi concreti lì da parte dello Stato, anche facendo un intervento forte sulla tassazione, per poi diventare sicuramente in maniera, spero, più equilibrata comunque un domani quando l'economia tornerà a tirare un pochino di più, ma oggi sicuramente dovrà essere una delle mosse principali del governo. Ora io non so dire il 10, il 20 qual è, perché poi bisogna anche poi dopo pretendiamo anche i servizi vanno pagati, ma sicuramente un'adeguata politica fiscale dovrà essere uno dei primi passi per sostenere la domanda e sostenere la vitalità ed evitare la moria di un tessuto che ancora oggi è importante. Vorrei aggiungere una cosa: attenzione all'online, che oggi ci fa vedere un paradiso tutto facile e scontato, perché quando sarà padrona della competizione, dopo non so se sarà così agnello come oggi. E vorrei anche, prima mi riallaccio che dicevi conflitti, attenzione, non mettiamo sempre i piccoli e i grandi, perché qualche tempo fa c'è stata una dichiarazione molto interessante di un grande imprenditore internazionale che è Prada, che non è solo preoccupato che lui magari viaggia anche su altre dinamiche, ma è preoccupato della moria che ci può essere in quel tessuto che ci rappresenta dei piccoli, perché il lusso soprattutto senza la creatività artigiana dei piccoli non va da nessuna parte, quindi evitiamo i conflitti, facciamo sistema. Qui gli unici che devono ascoltare ed avere il coraggio e la responsabilità d'agire sono chi è al governo, perché non sono lì per fare le statuine, devono confrontarsi con gli scienziati, con i virologi, ma prendersi le responsabilità ed agire di conseguenza, anche potendo commettere degli errori. Ovviamente la prudenza è nostra e maggior ragione loro, però che prendano delle decisioni, perché io sto a casa, inizia a essere fuori moda, e non significa essere prudenti stare a casa, si ci può muovere anche con prudenza, e qui ognuno di noi dovrà fare la sua parte. Mi taccio per sempre, scusate tutti. Certo, avremo fra qualche giorno il provvedimento sulla parte economica e lì vedremo se c'è davvero un segnale di cambiamento oppure non c'è. Magari in quell'occasione vi riproporremo di incontrarsi sul web come stiamo facendo adesso. C'è qualcun altro? Mario? Chi sei? Sono la Elida. Scusami, ti volevo dire, non perché mi sono dovuta assentare un secondo. C'è anche un altro problema, perché è vero, per esempio, che a me, per esempio, sul fatto dei 25.000 euro, no? Mi è stata accettata tutto quanto dalla banca. Però è anche vero che da uno 0,30, uno 0,50 sono arrivati a un 1,20. Capito gli interessi. È in più tutti gli anni dalla visita della finanza. Capito il discorso? Quindi anche in questo bisogna un attimino, non so, far capire che se tu dai una sovvenzione anche attraverso la banca e poi ti mettono in posizione dell'1,20 e poi ti dicono che tutte le volte la finanza potrà intervenire, tu mi devi dire tutti gli anni. Che
è appunto che mi devi dire che intervento è. Oltretutto, la richiesta che fanno tutti le associazioni, ma anche gli economisti, sono soldi a fondo perduto. Da noi bravo. Quello è la richiesta. Ma non è l'unico modo per uscirne. Quello. La Banca d'Italia l'ha detto. La Banca d'Italia ha detto: dovete dare i soldi come contributo a fondo perduto. Perché è così si parte. Non si poi può... non. Certo. Poi di... non. Sì. Ora bisogna parlare degli altri, Elida. Aspetta. Ah, sennò... scusami. Prego. Chi c'è? Come? Mazzi. Mi senti? Sì, ora ti sentiamo. C'è il microfono. Posso aggiungere una cosa veloce? No, io volevo capire, fargli capire. L'altra sera il Presidente del Consiglio, di sua persona, ha detto 26, che da questa realtà non uscirà un disoccupato. Non riuscirà. Ecco, allora, lui ci deve dire come si fa per non licenziare nessuno. Perché se li paga lui direttamente, ok. Se no mi deve dire in che modo non lo licenzio. Non licenzio 50 persone che sono con me, se non mi dà la possibilità neanche di pagare quello che ho da pagare. Cioè, queste cose vogliamo affrontarle nel modo dovuto. Un'altra cosa, e chiudo, scusatevi, anche con la regione, cioè 1,80 m di distanza l'uno dall'altro, cioè, condiziona i nostri locali veramente tantissimo. Cioè, io non lo so, ma credo che anche questo è un discorso da poterne riparlare con la regione. Perché 1,30 m, 1,50 m, ma 1,80 m, poi... Ok, grazie. Ho detto, le promesse si fanno facilmente, poi è difficile mantenerle. Questo è quello che rimproveriamo a Conte, non può essere solo belle parole pronunciate quando poi i provvedimenti non sono conseguenti. Noi chiaramente incalziamo il governo per come ho raccontato, insomma, chiediamo un contributo a fondo perduto, vediamo cosa contiene il provvedimento. Per quanto riguarda la regione, si è segnalato che 1,80 m è una misura eccessiva e quindi crediamo che comunque valga quello che stabilirà il governo, che è una misura più restrittiva rispetto, minore rispetto a quella di 1,80 m, perché 1,80 m c'è il mercato. Quindi egli voleva dire qualcos'altro, mi tu alzava la mano. Rilanceremo una iniziativa di questo genere. Perché non avete risposto di quello che ti ho detto? Sono in diretta. E che la bistecca la mangi oggi? O ti faccio un po' di carta di diretta? Ah, bistecca è costo. Ti mangi poco di carta e poi mangi quello? No, senza. Ah, solo quello. È un microfono aperto. Bisogna chiudi tutto, Mario, e facciamo aprire solo. Quella la vuoi fare? No, che non è stata fatta insieme. Sono più persone. E sono qui con questi. Ah, dammi. Mario. No. Fare la conclusione. Sì, no, io dicevo c'era Ghelli che voleva parlare, ma purtroppo c'è un ritorno, quindi ma noi a mezzogiorno dobbiamo concludere per la diretta. E quindi va bene, appunto, una cosa veloce. Dicevi? Il microfono, Ghelli. Velocissima, c'è uno studio fatto dal Rosso Pomodoro che ho girato a Lucio e a Valeria, in cui attuano delle distanze diverse da quelle che dalla regione toscana, in base anche alla parentela, per cui una famiglia, marito e moglie, devono attuare delle distanze, ovviamente due persone che non si conoscono, che sono a pranzo insieme, che non sono parenti, che sono a pranzo insieme, distanze diverse. Per cui io l'ho girato, quando l'ho letto mi è sembrato una cosa molto intelligente, molto interessante. Grazie, ho finito. Ah, so per la ripartenza intelligente. Io non mi sono mai fermato. Hashtag. Bravo. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Io penso che sì, c'era un altro intervento. Veloce. Dicevo, sono Mauro Nannicini. Sì. E niente, volevo sapere, ma per i mercati
su aree pubbliche? Si sa niente? Altro bel problema. Neanche l'hanno citati, neanche l'hanno citati. Come si deve prendere? Come vendita al dettaglio o domanda? Valeria, di dirci qualcosa sui mercati. C'hai il microfono spento? Sì, allora, purtroppo non sono stati citati. Ce lo siamo detti e quindi noi ci auguriamo che verranno considerati commercio al dettaglio, essendo commercio al dettaglio. È vero che è su area pubblica, ma è commercio al dettaglio. Quindi ci aspettiamo, come minimo, se non ci sono anticipi in base alle richieste che si stanno facendo, insomma in tanti, comunque rispetto alle date che ha dato Conte, che nel 18 maggio ci rientrino anche i mercati. Questo è quello che ci aspettiamo. Io ho parlato con loro, ho parlato con Sinalunga. Sì, sì, ci sono delle amministrazioni che stanno prevedendo per il 18 la riapertura. Sì, loro sì. Loro mi ha detto si basano sul discorso commercio ai dettagli. Sarebbe normale, sì, anche secondo me. Ma sarà così senz'altro, perché altrimenti come fanno gli ambulanti? Come Montevarchi, ancora Montevarchi non si sa niente. No, ma l'interpretazione è che il mercato rientri nel commercio al dettaglio, quindi al 18 maggio. Perfetto. Poi dopo le misure. Se non si riesce a far anticipare, via. Se non si... Sì, certo. Speriamo di anticiparle. Che... si sta chiedendo di aprire prima, quindi... Bene, grazie. Ciao. Prego. Ciao. Bene. Vai, noi correggiamo la lettera come avete indicato, mettendo l'elemento dell'aiuto economico, naturalmente, che riguardi tutta la provincia. È scontato, ma lo precisiamo e quindi la spediamo e magari ve la facciamo arrivare anche via mail con la nostra newsletter, così la potete conoscere in dettaglio. Mario. Bene, no, io volevo ringraziare tutti quanti per essere stati qui, per aver ascoltato, per aver partecipato e spero di potersi rivedere presto. Come diceva Mario, se ci sarà un provvedimento economico nel quale ci saranno novità importanti per le categorie, noi speriamo di sì, a livello regionale qualcosa, come sembra di sentire che qualche provvedimento anche di finanziamento a fondo perduto dovrebbe venire fuori, e cercheremo di ricontattarvi se possibile con questo mezzo, se no con altri mezzi, e quindi penso che a questo punto la diretta possa anche concludersi in questa maniera. Più di così noi in questo momento non possiamo fare, faremo tutto il possibile, cercheremo di inventarci anche altre cose, qualunque cosa possibile che possa aiutare le imprese, perché in questo momento le imprese sono l'anello debole, non sono in condizioni di uscire da questa cosa da sole e il futuro non sarà facile. I distanziamenti, tutti i nuovi protocolli che dovremo rispettare, come diceva qualcuno, anche quando saremo a regime, bisognerà che la gente passeggeri come prima, che vada a comprare, che vada a fare la spesa, che vada al ristorante a mangiare la pizza, perché altrimenti sarà inutile tutto il nostro sforzo. Quindi grazie a tutti, io penso che a questo punto ci possiamo aggiornare. Un saluto a tutti. Grazie. Un abbraccio a tutti, a voi, alle vostre famiglie. Ciao, la speranza che le vostre aziende possano